Tu puoi farcela, lo so. Io dovrei battere quel mostro? Vuoi prendermi in giro? Non pretenderai che mi batta davvero contro quel ridicolo moscerino? È impossibile, Goku. Insomma, cerca di ragionare. Tuo figlio è diventato estremamente forte, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma come potrà battere quel mostro se non ce l'hai fatta neanche tu? Senti, Junior, Gohan ha in lui una forza che noi tutti non riusciamo nemmeno ad immaginare. È davvero straordinario. Prova un po' a pensarci. Ha combattuto al nostro fianco fin da quando era piccolissimo e non puoi non ricordarti di quanto fosse coraggioso. Credimi, io alla sua età non ero così in gamba. Quindi è chiaro che Gohan ha qualcosa di speciale. Ma, d'accordo, è riuscito a diventare un Super Saiyan prima del tempo. Ma è ancora troppo piccolo. Tu non credi? Vedrai che ce la farà, non dobbiamo preoccuparci. La sua vera forza si è manifestata mentre eravamo nella stanza dello spirito e del tempo. Di un po', figliuolo. Tu pensi che il mio livello e quello di Cell siano troppo elevati perché tu possa superarli? Beh, io credo di no. Ma soltanto perché non avete combattuto al massimo della vostra potenza, ecco perché. Non so che cosa abbia fatto Cell, però io ero al 100%. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Su, avanti, rispondi. Era così? Sì. Ma è incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Povero illuso. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. Vuoi riprendere gli studi, no? Farò del mio meglio. Grazie, papà. Sta attento, Gohan. Questa volta non hai scappo, Cell. Non capisco dove vada a parare. È arrivata la tua ora, mostro! Come? Non può essere, non ci credo! Gohan era il bambino più docile di questa terra! Non riesco a capire! È un ragazzino, eppure è capace di sprigionare una forza spaventosa! Penso che Goku ci sia andato vicino dicendo che questo moccioso era più forte di lui. Peccato che si sia sbagliato su un dettaglio non trascurabile, cioè quando ha detto che era più forte di me. Poveretto, si è montato la testa, ma non sa che cosa lo aspetta. Voglio essere generoso con te. Non soffrirai a lungo, soccomberai appena proverai che cos'è il vero terrore. Ah!
Sei molto agile, complimenti. Allora vorrà dire che mi impegnerò di più anche io. Prendi questo! Mi spiace molto. Mi fai pena perché la colpa di tutto questo è soltanto di quello sconsiderato di tuo padre. Nonostante una brutta ferita sulla fronte, il coraggioso piccolo Super Saiyan avanza verso il suo nemico. L'allenamento al Palazzo del Supremo, gli insegnamenti del padre e il suo costante incoraggiamento hanno avuto sul giovanissimo Gohan un risultato strabiliante. Veramente notevole, lo ammetto. Non mi aspettavo di rivedere la tua faccia a pivello. Basta, adesso mi sono stancato. Non ha alcun senso combattere in questo modo. Così ti sei spaventato, eh? Mi stai dicendo che dobbiamo interrompere il torneo perché per te non ha senso, ho capito bene? Esatto. No, te lo scordi. Per me tutto questo ha senso e come? Dopo che mi sarò sbarazzato di te, eliminerò i tuoi cari compagni uno per uno e poi il resto dell'umanità. Vincere è il mio passatempo. A me invece non interessa affatto combattere, lo hai capito o no? Non mi va di farti fuori. Anche se sei un essere malvagio e io sono diverso da mio padre. A me non piace affatto combattere. Capisco perfettamente che tu non voglia batterti contro di me. Quello che invece non riesco a capire, mocciosetto, è che cosa intendi quando dici che non ti va di farmi fuori. Tu non puoi farmi fuori, mettitelo bene in testa. Sono troppo forte per te. Mi hai sentito? Non hai scampo. Ora so perché papà ha voluto lasciarmi il posto. Capisco perché ha detto che io sono l'unico in grado di sconfiggerti in questo torneo. Arrabbiati, figliolo. Arrabbiati! Cosa ti prende? Avanti, coraggio, perché non ti scateni e mi mostri quello che sai fare? Perdi il controllo! Fammi vedere chi sei! Allora, ti vuoi arrabbiare sì o no, brutto moccioso che non sei altro? Avanti! Di cui ti vergogni tanto. È da non credere, avete visto? Sta usando la tecnica di Freeza. Forza, devi reagire, Gohan. Ha 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 ha
adesso come la mettiamo? Non vorrei finire all'altro mondo stritolato, eh? Allora arrabbiati, dai, reagisci, su! Mi sta soffocando! Oh, no, Gor! Ti prego, Moccio, non farmi perdere la pazienza. Le tue ossa stanno scricchiolando. Non dirmi che hai ancora intenzione di sospendere il torneo per risparmiarmi la vita, piccoletto? Ehi, Krilli, dammi un fagiolo di Balzar, presto! Certo, subito! Mi spiace, figliolo. Sei più cocciuto di un mulo. A quanto pare non è il dolore fisico che ti fa perdere il controllo, dico bene? Forse se me la prendo con i tuoi amichetti succede qualcosa, vogliamo provare? No! Fermo, no! Amici, Cell si è alzato in volo! Ci sono i fagioli di Balzar qui dentro, vero? Potrebbero darti fastidio, perciò li terrò io. Ehi, ma che stai facendo? Questa non ci voleva. Ridammeli! Ah, sarà molto divertente poter giocare un po' con quelle mezze calzette. Ehi, cosa hai intenzione di fare, Sam? Qualunque cosa che possa farti perdere il controllo e che ti costringa ad usare la tua vera potenza. Se ci andrà di mezzo qualcun altro, la responsabilità sarà tua, visto che non vuoi collaborare. Per favore, lasciali in pace! Io non sono ancora in grado di gestire la mia forza, non ti conviene provocarmi! Lascia perdere! Niente affatto, è proprio per questo che ti sto punzecchiando. Voglio scoprire di cosa sei capace. Stiamo in guardia, ha intenzione di attaccarci. Kiel, avrei dovuto mangiare subito il fagiolo di Balzar. No! Ora mi hai stufato, te lo chiedo per l'ultima volta. Ma che fai? Sei impazzito? Attenzione! È sceso in campo un altro coraggioso sfidante! Che sia lui l'eroe destinato a salvare il nostro pianeta, lo sapremo presto! C-16 è intervenuto! Già, essendo privo di aura, si è avvicinato a Cell senza che se ne accorgesse. Incredibile, l'ha colto di sorpresa ed è riuscito a bloccarlo! Sì, ma da solo non ce la farà mai a batterlo, questo è certo! Su, andiamo ad aiutarlo, svelti! No, fermatevi, restate dove siete! Cosa? Io mi farò esplodere insieme a questo brutto essere! Cosa? Cosa stai farneticando? Dovete sapere che il mio corpo è predisposto per esplodere come fosse una bomba. Questo in pratica è il mio asso della manica, la mia arma segreta. Non avrei voluto coinvolgervi, ragazzi, ma purtroppo devo farlo, non ci sono alternative. Cosa ti è saltato in mente, C-16? Sam, puoi essere forte finché vuoi, ma fra un attimo di te non resterà che un mucchietto di cenere. Aspettami, C-16! Non puoi più autodistruggerti, scappa via! Dai, non fare quella faccia, prendila con spirito. Se questo può consolarti, sappi che non è sufficiente una bomba per potermi distruggere. Oh no! No, C-16! Thank you.
Povero C16. Beh, dopo tutto non eri altro che un robot riuscito male, uno scarto, insomma. L'hai voluto tu, visto che ancora non ti decidi a combattere? Sono costretto a passare alle maniere forti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ero convinto che fossero di più. Ottimo. Ma bene, e adesso cos'altro gli frulla per la testa? Oh no, tutto questo è assurdo, ma chi sono? Arrivano! Oh no, è la fine! Pronti! Prendi questo! Continuate così. Satan, perché non si decide a prendere la medicina? Taci, ho detto che non la voglio! Questo è un mal di pancia che passa con qualche ora di riposo! Lasciami in pace, silenzio! Grazie infinite, ragazzi. Lascia. Penseremo più tardi ai ringraziamenti, Goku. Grazie.
Ormai nessuno di loro potrebbe più resuscitare con le sfere del drago. Resistete, ragazzi! Oh, bene. Vedo con piacere che il mio metodo sta funzionando. Su, avanti. Arrabbiati e mostrami la tua vera forza, Gohan. Ma vedi di sbrigarti se ci tieni ai tuoi amici. Altrimenti potrebbe essere troppo tardi, chiaro? Non lo vedi anche tu? Solamente Vegeta e Trunks riescono a tenere testa ai miei piccoli. Persino il tuo adorato papà è in pericolo. È incredibile. Hanno una potenza straordinaria, eppure sono soltanto dei marmocchi. Tieni, beccati questo! Scusate tanto, non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo. Se va avanti così, non si salverà nessuno. E va bene, se è vero che ho questa forza tremenda dentro di me, allora la userò per battere Cell e per salvare il mondo. Sì, devo farlo, però non so come scatenarla. Come faccio ad arrabbiarmi? Io non ci riesco! Come faccio a perdere il controllo? Basta! Adesso basta! Manca ancora un niente per fargli saltare i nervi. Il gioco è finito, ragazzi! È ora di passare alla fase finale! Forza, eliminateli come meglio credete! Molto bene, sei sulla strada giusta. Un ultimo sforzo da... Cosa? Numero 16. No, questa non ci voleva, l'ho lanciato troppo vicino. Ti prego, ascoltami, Gohan. Sai, Gohan, non è peccato combattere quando la causa è giusta. Quelli sono dei mostri. Loro non hanno né cuore né sentimenti. Dai libero sfogo alla rabbia che hai dentro di te. Scatenati. So bene come ti senti, ma non devi trattenerti in questo modo. Bravo! Che bel discorsetto, complimenti. Grazie per il consiglio, C16. Ma preferisco continuare a modo mio, se non ti spiace. Gohan, tu devi proteggere gli animali e la natura di questo pianeta. Mi piacevano tanto, sai. Conto su di te. Ah!
mostro è di una malvagità inaudita. Mi dispiace, ma i ficcanaso non li ho mai potuti soffrire. Davanti agli occhi esterrefatti di Gohan, Cell sfodera tutta la sua malvagità, finendo senza alcuna pietà l'indifeso C-16. Ce l'hai fatta, figliolo! Sì, Gohan! Adesso farai i conti con me e ti assicuro che pagherai per tutto il male che hai fatto. A noi due! Soltanto Goku era preparato a questo strano evento. Lui conosceva a fondo le potenzialità del proprio figlio e sapeva che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Ora Gohan ha una grossa responsabilità sulle proprie spalle. Ve la farò pagare cara, è una promessa. Aura è aumentata in modo spropositato. Questo ragazzino mi darà del filo da torcere, ne sono certo. Bene, ci sono tutte le premesse per una partita con i fiocchi. Sì, è davvero molto potente. Finalmente ti sei arrabbiato, era ora! Da adesso in poi il gioco sarà molto più interessante! Oh no, questo non ci voleva! I fagioli di Balzar! Ridammeli! Vi farò fuori ad uno, mostriciattoli! Non posso crederci, quelli hanno messo in difficoltà tutti noi e lui ne ha distrutto uno con un colpo solo. Fantastico! Ti prego, continua così, coraggio, amico! Lo sapevo, lo sapevo! Lo straordinario. Ma che cosa? È velocissimo. Sono rimasto senza fiato. Ho l'impressione che sia addirittura più veloce di Cell. Ti prego, sbrigati, Gohan!
ragazzo ha un'agilità nei movimenti impressionante. Non è possibile, ma come avrà fatto? È pazzesco! Brutto sbruffoncello da stronazzo, ti faccio vedere io. Le cose si stanno mettendo male per te. Davvero sorprendente. È diventato una vera furia. Stiamo un po' a vedere di che altro è capace il moscerino. Così sarà! Non farti troppe illusioni, moccioso! Sei tu che non ti devi illudere. Fai bene ad essere preoccupato, perché io non mi fermerò finché non ti avrò visto in ginocchio. Ti pentirai amaramente di tutto il male che hai fatto, te lo posso assicurare. Io sono pronto, sei... Gohan si sta caricando per far esplodere tutta la sua energia. Chi riconoscerebbe lo spensierato ragazzino di sempre dietro a quell'espressione così minacciosa? Vieni!
hai nessuna paura. Non hanno alcun effetto. Ora ho capito tutto. Sai, Goku, mi chiedevo perché avessi voluto batterti per primo, ma adesso mi è tutto chiaro. Certo, volevi che tuo figlio vedesse come combatteva Cell in modo da essere preparato. Sì, questo spiega tutto. Coraggio, figlio. Moccioso! L'aiuto! Questo è niente. Ma come diavolo avrà fatto? Non può essere vero. Neppure il potentissimo Cell ha mai visto niente di simile. La forza di Gohan è davvero spaventosa. A colpirlo almeno una volta. No, non mi sfuggirai. Cell è sempre più furioso contro il suo giovanissimo nemico ed è deciso a scatenare contro di lui tutto il suo potere distruttivo. Non avrebbe mai immaginato di doversi trovare davanti a un avversario così agguerrito.
Come osi sfidarmi? Detesto i presuntuosi come te. Se credi davvero di potermi battere, beh, sei completamente fuori strada. Puoi scordartelo. Questo lo dici tu. Vero. Hai fegato, ragazzo. In questo caso non mi resta che mostrarti la mia vera potenza e vedere come te la saprai cavare. Ah, che ne dici? Sei contento di conoscere il vero Cell? Sto tremando dalla paura. È incredibile! Non solo è diventato più forte, è anche molto più rapido. Come ci riesce? Gohan si è scatenato più di Cell. Hai assaggiato la forza di mio figlio. No, non può essere. Mi sono bastati due semplicissimi pugni per ridurmi in questo stato. Come ha potuto danneggiarmi così? Non credo ai miei occhi, sei stato strepitoso, Gohan. Sono su due livelli diversi, non c'è più dubbio ormai. Straordinario, può farcela, Gohan può battere Cell. Al giovane Super Saiyan sono bastati due semplici colpi per mettere KO l'essere perfetto. Gohan sembra avere la vittoria in pugno. Come hai osato? Per la prima volta in vita sua, Cell si è reso conto di cosa significhi trovarsi di fronte a un reale pericolo. Ora anche l'essere perfetto conosce la vibrazione sconvolgente della paura. Cosa credi di fare? No.
può essere vero, questo è un incubo. Io sono l'essere perfetto, il più forte dell'universo. Quel moccioso non può sconfiggermi, nemmeno se è un Super Saiyan. Il dottor Gelo ha dato il meglio di sé nel costruirmi. Sono perfetto in tutto, sono io il migliore. Sta in guardia, Gohan! Nervi saldi, piccolo. Prendi questo! Che cosa? Li ha bloccati! Ha fermato i cerchi magici! Com'è possibile? È un portento. Così, così, figliolo. Sta attento, ragazzino. Il mio potere è perfetto e inesauribile, ricordatelo. E non mi sottovalutare! E ora come la mettiamo, spruffone? Guarda che non ho paura di te! Stai giocando col fuoco! No, è impossibile. Perché non fanno effetto? Come mai non riesco a colpirlo? Non capisco. Ora capisci cosa hanno provato le tue vittime. Cell è come paralizzato dal terrore. Forse si è pentito di aver fatto perdere il controllo al piccolo Saiyan, che dopo aver scatenato tutta la sua potenza, gli sta davanti più minaccioso che mai. Cosa avrai in mente di fare ora? Sapevo che avrebbe violato le regole. Sì! Sì! Avete sentito? Sto per lanciare un'immensa onda energetica in grado di distruggere l'intero pianeta. Vedremo se riuscirete a fermarla. Non puoi farlo, è contro il regolamento, non è giusto! Ah! Oh no, ormai è la fine. Onda energetica. Cosa?
La forza travolgente di quell'onda energetica scaraventa Cell fuori dall'atmosfera terrestre, provocandogli danni considerevoli. Temo che non sia finita qui. Percepisco distintamente la sua aura. Il suo corpo è gravemente danneggiato, ma è ancora vivo. Avanti, Cell! Ti sto aspettando! Gohan è diventato più forte di me. Sono sicuro che già in quell'occasione aveva superato il limite del Super Saiyan. E non abbiamo fatto neppure una pausa. Aspetta, papà! Abbiamo già finito. Un'aura gigantesca! Ma come? Hai superato tuo padre. E adesso stai battendo anche quel mostro. Sono molto orgoglioso di te, figliolo. Non c'è più tempo, figliolo! Devi dargli il colpo di grazia! Vuoi che gli dia il colpo di grazia? No, neanche per sogno, papà! Quel brutto mostro merita una fine lenta e dolorosa! Gohan, ma che stai dicendo? Non l'ho mai sentito parlare così. Ma che gli prende? Non lo so. Ascoltami! Tu sei l'unico fra noi in grado di distruggere quel mostro, quindi fallo e basta! Non c'è neanche un minuto da perdere! Se non lo fai fuori ora, te ne potresti pentire! Ah!
sposato. Brutto, moccioso, arrogante, come hai osato? Me la pagherai! Che fa? Tu non sei in grado di distruggermi. Io sono l'essere perfetto, non c'è nessuno nell'universo che possa competere con me, hai capito? È diventato gigantesco, ma la sua velocità ne ha risentito parecchio. Sta commettendo il mio stesso errore. Deve aver perso l'autocontrollo. Stai soffrendo, Sel? Ehi, che cosa succede? Non ditemi che si sta ancora trasformando. Spero di no. Sì, forse ho capito. La sua forza spirituale sta lentamente diminuendo. Già, è proprio questo il punto. Nelle sue attuali condizioni non è più l'essere perfetto. Scusa, cosa intendi dire? Non capisco. Ora dagli il colpo di grazia! Cosa ti succede? Torna su! Sei davvero agli sgoccioli. Sai, non è più divertente battersi con te.
Gohan, non perdere tempo! Fallo fuori subito, quel mostro! Questa me la paghi! Cosa succede ancora? Cell sta subendo un'altra trasformazione incredibile! Il suo corpo si sta gonfiando come un pallone! E adesso, che altro vuol fare? È davvero incredibile! Sta attento, Gohan! Ah, ti annuncio che è arrivata la tua fine, nanerottolo! Tra pochissimi istanti io salterò in aria, ma tu e il tuo adorato pianeta verrete con me, hai capito? Di voi non resterà altro che un cumulo di cenere! Che cosa? Ma ha intenzione di autodistruggersi! Oh no! Lo farà, se questa volta non si tratta di un bluff, quell'essere micidiale ha forza sufficiente per riuscirci! Io non te lo permetterò. Rilassati, Pivello. Sai, mi basta un niente per esplodere. Al minimo urto il mio corpo andrà in mille pezzi e con me salterà in aria l'intero pianeta. È inutile che ti riscaldi tanto, moccioso, perché il nostro destino è già segnato. Manca un minuto esatto! Nemmeno io posso più fermarmi ormai! Non ci credo, sto mentendo! Che cosa facciamo? Ci deve essere una soluzione! Purtroppo non c'è niente da fare, questa volta è arrivata la fine per tutti! Ora mancano soltanto 40 secondi! Gohan, hai combattuto in modo impeccabile. Bravo. Papà. Mi raccomando, devi dire alla mamma che mi dispiace tanto. Sono stato troppo egoista con lei, l'ho fatta soffrire. In bocca al lupo, figliolo. Cosa? No, Goku! Oh no, papà! Amico mio, no! Ma sei impazzito? Chi ti ha dato il permesso di portarlo qui? Le chiedo scusa, Rekaio, ma non sapevo in quale altro posto andare, quindi... Beh, grazie tante. E ora che facciamo? No! Oh,
Con una violenza spaventosa, il perfido e potentissimo Sel è esploso insieme all'intero pianeta di Re Kaio. Così, ancora una volta, Goku è riuscito a salvare la vita di tutti i suoi cari. Ancora una volta, il coraggioso Super Saiyan non ha esitato a sacrificare se stesso per il bene dell'umanità. Purtroppo l'aura di Goku non si sente più. Goku, amico mio! Papà! Colpo di scena. Il perfido Sel è ancora vivo. Nessuno poteva immaginare una simile eventualità. Ora le sorti del pianeta sono davvero in pericolo. Non siete contenti di rivedermi? Sapete, ragazzi, a dire la verità, anch'io sono rimasto estremamente sorpreso da questo singolare evento. Nel mio cervello c'è un organo speciale, il nucleo di tutto il mio essere, che ha il compito di controllare le funzioni del mio corpo. Se questo non viene distrutto, io non mi spengo definitivamente e continuo a rigenerarmi all'infinito. Chiaro il concetto? Scusi per il disturbo, Re Kaio, ma non sapevo proprio in che altro posto andare. Perfetto, grazie tante, ma ora che si fa? No! No! Il racconto di Sel si fa sempre più inquietante e i nostri amici lo ascoltano senza proferire parola. La tremenda esplosione verificatasi sul pianeta di Re Kaio non aveva ottenuto gli effetti sperati. Anche stavolta le inesauribili risorse dell'essere perfetto gli hanno dato la possibilità di salvarsi. Per mia grande fortuna, nonostante l'entità dell'esplosione, il nucleo è rimasto intatto, pronto a ricostituirsi. Così, nel giro di pochissimi minuti, il corpo di quell'essere immondo si è ricomposto perfettamente e su di esso non è rimasta neppure la più piccola traccia della violentissima deflagrazione. Ora, il terribile Sel è pronto a sferrare un nuovo attacco e allo stato attuale sarà estremamente difficile riuscire a fermarlo.
Se devo essere sincero, non l'avevo pianificato, non ne sapevo niente. La mia è stata solo fortuna. Nonostante C-18 non fosse più nel mio corpo, sono stato rigenerato sotto forma di essere perfetto. E come se non bastasse, ho scoperto una nuova potenza dentro di me, una strana forza ancora più spaventosa. È stato grazie alle cellule dei Saiyan contenute nei miei tessuti. Ogni qualvolta infatti uno di loro riesce a salvare la pelle, diventa più potente e forte di prima. Inoltre, ho imparato la tecnica del teletrasporto. È davvero molto utile in certe situazioni. E così rieccomi qui, amici. Io credo di non essermi mai sentito così in forma. Visto il risultato deludente, direi che la mossa eroica del vostro compagno è stata tutt'altro che astuta, Osban. Cosa significa quel ghigno? Sono contento. Spiegati meglio. Vedi, io non riuscivo a capacitarmi della scomparsa di mio padre. Adesso però ho l'opportunità di vendicarlo. Ora posso concludere il lavoro che avevo iniziato. Per questo mi sento felice. Fossi in te non canterei vittoria. Questa volta non ti sarà tanto facile mettermi al tappeto. Sei finito, Vegeta! Collera e la disperazione hanno spinto Vegeta a fare esattamente ciò che qualsiasi altro padre avrebbe fatto al suo posto. Convinto di poter vendicare il proprio figlio, il guerriero Saiyan ha agito in maniera insensata, pagando poi il suo gesto a caro prezzo. Toccherà ora ai nostri amici prendere in mano le redini di una situazione che a quanto pare si fa sempre più drammatica. Bene, bene. Ho l'impressione che le sorprese non siano ancora finite. Adesso basta. No, Gohan! Rifletti! Che cosa ti è saltato in mente, Vegeta? Trunks avrebbe potuto tornare in vita con le sfere del drago, l'hai dimenticato! Complimenti! Noto con piacere che pur essendo un moscerino hai la pelle dura, ragazzi! Non la passerai liscia!
Ora però comincio ad averne abbastanza di te. Facciamola finita con questa faccenda. Non avrei mai immaginato che la sua potenza potesse aumentare tanto. È davvero... Non c'è più scampo per voi, è la fine ormai. Del vostro pianeta rimarrà solo il ricordo. Non ce la faccio a sconfiggerlo. È diventato ancora più potente di prima. Perdonami, papà. È stato inutile. Adesso è troppo forte per me. Avrei dovuto distruggerlo allora e dare ascolto a te invece che al mio orgoglio. Ho paura di non farcela. È troppo forte per me. Allora che ti prende, Saiyan? Non dirmi che hai deciso di arrenderti proprio adesso. Esatto, non si può cambiare il corso del destino, vada come vada. L'unica consolazione in tutto questo è che presto rivedrò mio padre. Ah, davvero patetico. Beh, speravo in un finale un po' più divertente, sai? Ma dal momento che ti sei arreso, direi che possiamo concludere. È la fine. Non sono riuscito a salvare il mondo. Tra poco esploderemo. Stai scherzando, vero? Ascoltami, Gohan. Tu sei un Saiyan. Non puoi arrenderti così. Mi senti? Papà, dove sei? Ma dove sei? Sono nell'aldilà. Riesco a comunicare con te grazie alle antenne di Rekkai. Non dimenticare mai che nelle tue vene scorre il sangue dei guerrieri Saiyan. Forza, cerca di riprenderti, affrontalo con un'onda energetica. Puoi farcela, figliolo, abbi fiducia. Vincerai tu. No, non posso, sono ferito al braccio sinistro e la mia forza spirituale è dimezzata. Come faccio a combattere? Che fa? Con chi sta parlando? Cosa gli è preso? Ha tanta paura che gli ha dato di volta il cervello. Credimi, figliolo, puoi farcela. Devi avere più fiducia in te stesso. Sei il guerriero più potente di tutto l'universo. Mettitelo in testa. D'accordo, ho capito, papà. Ti ringrazio tanto. Farò del mio meglio. Te lo prometto, papà. Bravo, così mi piaci. E non preoccuparti per me. Io sto bene qui. Con Rekkaio è un vero spasso, te l'assicuro. Beh, io non mi diverto a stare con te. Mi spiace tanto. Scusa, papà. Per colpa del mio orgoglio tu hai dovuto lasciarci. Ti prego, perdonami. Basta. Gohan, non devi essere triste, capito? Io sarò sempre accanto a te e alla mamma e a tutti quelli che mi vogliono bene. Basterà solamente che voi mi pensiate. Sì, però... Se sei dispiaciuto per me, perché non provi a vendicarmi? Coraggio, questo è il tuo momento. Sì, ti vendicherò. Come fai, Gohan? Oh no, aiuto, si prepara a combattere. Onda! Bene, era ora. Così mi piaci, ragazzo. No, ma cosa fa? Non ha alcuna speranza. La sua aura è troppo debole. È giunta la vostra fine! Vai! All'ultimo minuto, il piccolo Gohan ha deciso di non arrendersi. Saranno state le parole di suo padre a convincerlo? E come può essere sicuro di battere Cell pur essendo gravemente ferito?
vostra fine! No. Dobbiamo andarcene da qui, presto! Oh, Gohan! Resisti, figliolo! È incredibile che tu abbia ancora tanta energia, ma ti servirà ben poco! Inutile, non può farcela. L'energia di Cell è superiore. Il gioco è finito e sono io che ho vinto. Non c'è più niente da fare, amici. Devo riconoscere che tuo figlio non è niente male, Goku. Che ti prende? Tu sai fare ben altro, perché ti trattieni in questo modo? Io non ci riesco, papà, non ce la faccio, perdonami. Mi stai sopravvalutando, io sono soltanto un bambino, cerca di ricordartelo. È una missione troppo difficile, non ce la faccio. Non è vero, Goro. Forse tu non te ne rendi conto, ma mi hai salvato la vita diverse volte in questi anni. Sono certo che se utilizzi tutto il tuo potere, riuscirai a battere Cell definitivamente. Cosa diavolo stai farfugliando, si può sapere? Stai recitando le tue ultime preghiere, moccioso? Coraggio, attacca! Incredibile! Dove la prende tutta quella energia? Attento, Gohan! Sei pazzo! Se l'hai dimenticato, io sono l'essere perfetto! Non puoi competere con me, pivello! Non hai scampo! Ma che succede? Papà! Questo non me l'aspettavo. Certo, adesso ho capito. Gohan, so che nel profondo del tuo cuore stai pensando ai danni che potresti causare al pianeta. Ma non preoccuparti, aggiusteremo tutto con le sfere del drago. Ora pensa a combattere! Ma io... Siete spacciati, nessuno può fermare il gran... Vengo ad aiutarti, ragazzo!
Fermati, Junior! Torna indietro! È andato ad aiutare Gon. Speriamo in bene. Sto arrivando, amico. Tieni, Sal! Prendi questo! Levati dai piedi, muso verde! Oh no, Junior! Dove sei, amico? Aumenta la tua aura, Gohan! Aumentala! È inutile che ti impegni tanto, perché non riuscirai a sconfiggermi! Colpo del cannone! State attenti! Vi prego, amici, state attenti! Ascolta, Gon, aumenta la tua forza spirituale! Puoi farcela, credimi! Ci provo, papà! Vi assicuro che ve ne pentirete! Che pazzi! Che cosa stanno facendo? A quanto pare siete ansiosi di raggiungere Goku! Molto bene, vi accontento subito! Junior! Amico mio! Esprimete il vostro ultimo desiderio! È tutto inutile, il vostro pianeta andrà in frantumi! Oh no! Resisti, figliolo! Puoi farcela! Papà! Non stai usando il massimo della tua potenza! Tu puoi vincere! Devi solo volerlo! Addio, terrestri! Come ancora tu? Avanti, Gohan, adesso! Possibile! Ma che cosa succede? No! Non può essere! No! Thank you.
Con uno sforzo inaudito, il piccolo Super Saiyan è riuscito a convogliare tutta la sua energia contro il nucleo originario del terribile Cell. L'essere perfetto finisce disintegrato nello spazio. Il torneo di arti marziali si è concluso. Già. Sono fiero di te, figliolo. Alla fine il bene ha trionfato di nuovo e il pianeta è salvo. Incoraggiato da suo padre, Gohan ha creduto in se stesso, nelle sue capacità, ed è riuscito a battere il perfido Cell. Inizierà finalmente un periodo di pace?